Ma io avevo parlato ieri con i colleghi, avevo detto che temevo molto questa partita per il tipo di gioco dell'allenatore. Avevo avvisato anche i ragazzi che come avrebbe sicuramente adottato purtroppo abbiamo preso questo gol. Cioè, vuol dire molta densità a centrocampo, Molta vero? densità a centrocampo, molta poca voglia e proposizione nella fase offensiva, se non con questi lanci lunghi verso i due attaccanti strutturati. Però devo dire che sotto il profilo dell'impegno, della voglia, della cattiveria, questi ragazzi non gli posso dire assolutamente nulla. È stata una partita secondo me un po' stregata. Abbiamo preso, mi sembra, tre pali, se non sbaglio. Sì. Il portiere è stato bravissimo in due occasioni. Qualcuno mi diceva dei ragazzi che probabilmente c'era un rigore su Cavaliere. Campionato strano, bello per questo, perché ha perso anche il Termoli quando ha perso l'Ancona. Campionato equilibrato e non ci voleva, perché era la partita, ho detto ieri, che più temevo. E devo dire che i ragazzi, sotto il profilo dell'impegno e della concentrazione, non mi hanno deluso, hanno dato tutto, quindi meritavamo sicuramente di non andare sotto con il risultato. Però ripeto, il calcio è questo, bisogna prenderla così com'è, tirar su i ragazzi perché hanno fatto secondo me il loro dovere e meditare su qualche errore individuale che in questa categoria costa la partita, soprattutto nel momento in cui con certe squadre così granitiche va in svantaggio. Ma io Poca sinceramente intenzione e inapertura. io pagherei per dare un'occasione da gol alla squadra avversaria in tutto il primo tempo, cioè in ogni partita credo che una squadra che gioca in casa comunque qualcosa concede, ne hanno avuta una, non credo che abbiano avuto altro. Avevamo di fronte una squadra, secondo me, ottima, che veniva da 9 risultati utili, con un organico importante, e vedeva la possibilità di avvicinare l'Ancona. Quindi sapevamo che dovevamo fare una partita sopra le righe. E ho chiesto ai ragazzi una partita tattica perfetta, grande aggressività, tenere bene il campo. E secondo me, nella prima frazione, dove si è decisa la gara, abbiamo fatto questo alla lettera. Abbiamo rischiato soltanto su una ripartenza, un errore nostro in fase offensiva, dove la Maggiordese ha sfilato il gol, altrimenti abbiamo concesso poco. Poi nella seconda frazione la Maggiordese avrebbe meritato anche il pareggio, perché in un paio di circostanze siamo stati fortunati. Però la voglia della squadra di lottare, di fare risultato, ha premiato l'atteggiamento soprattutto della squadra, e poi siamo venuti fuori ai minuti finali, abbiamo chiuso la gara e ai punti sicuramente abbiamo meritato qualcosa in più. È stata una partita Nel incredibile, secondo tempo. sì, assurdo, perché abbiamo avuto credo 8-10 occasioni nette per pareggiarla almeno, e invece ci ritroviamo poi ad aver preso due gol. Credo che giocando così, avendo tutte queste occasioni, difficilmente perderemo altre Vabbè, adesso partite. voi. Abbiamo visto un campionato difficile, l'Ancona lo davano tutti per scontato che vincesse, ieri invece ha perso in casa. Però ripeto, abbiamo fatto 9 risultati utili di fila, questa squadra ha grandi valori e non sarà questa sconfitta a farci, a ridimensionarci. Vabbè, questo è un buon auspicio, grazie, vorrei. No, diciamo che in settimana con Mister Favo abbiamo preparato la partita così, perché loro sapevamo che si chiudevano molto dietro, facevano le linee molto compatte, densità all'interno per non cercarci di darci sbocchi. Dunque, come si è visto, anche nel primo tempo c'erano molti spazi sulle fasce laterali a cercare di giocarsi l'uno contro uno. Il campo appunto, era questo è il punto, un po' anche per pesante. questo. E sicuramente loro hanno fatto un ottimo primo tempo, dove hanno fatto una grande partita, però al di là di quell'occasione che hanno creato, che hanno trovato il Sì, gol, su che se la questo. rigiochi 100 volte non la perderai mai questa partita. Però sicuramente io vedo il bicchiere mezzo pieno, perché la squadra non si deve rimproverare niente, perché ha fatto un'ottima partita, un secondo tempo di carattere dove abbiamo creato, non mi vengono nemmeno in mente, 8, 9, 10 palle gol, 3 pali. No, no, non, fortunatamente la frattura è composta. Cioè, dovevo stare attenti oggi, sinceramente. Cioè, loro Torino mi ha detto, proteggiti quando vedi, Potevi proteggiti. giocare con la mascherina, no? Ma non dovevamo andare a Bologna a fare la fase su misura, e quelle ci vogliono Poi dà fastidio quelle. pure giocare. Allora ho detto, no, gioco è il mio rischio e pericolo. Sto Grazie. attenti, Capitano cercavo di coraggioso. stare attenti. Senti, allora, andando alla partita, il gol.
Allora, c'è stata una spizzata di testa? Non è, allora, la palla l'abbiamo presa sul lancio lungo, l'abbiamo presa insieme, sia io che lui. C'è stato un rimpallo, palla su di lui, la palla. Calli, palli. No, è su Neumann. Ah, Neumann. La palla è spizzata prima su, cioè ha fatto tutum, un rimpallo. E la palla è uscita su Galli, si è girato e poi è riuscito, sapevamo di queste loro giocate. Capita di prendere una spizzata, penso che non è che sia quello la cosa principale. Ecco, il mister si era raccomandato sulle coperture preventive, poi dopo dietro. Penso sia stata l'unica disattenzione, perché non penso che come prestazione ci possiamo rimproverare poco. Per la sfortuna dei rimpalli. Abbiamo penso fatto già, ma prima del loro gol, azioni per portarci in vantaggio. Cavaliere, quando è stato spintonato in maniera clamorosa in area. Dentro l'area, purtroppo tutto fa parte della partita. Forse da me il pallone sulla. Non lo dico perché mi becco una querela. No, c'è il rammarico di dover star fermo adesso. Bella ballata, anziché la poteva prendere meglio, così magari qualcun altro nella partita giocava un altro modo. Spero solo per domenica, perché questo è una beffa. Ok, ciao. Io ho detto già in tempi non sospetti, facciamo partita su partita, quindi lei sì. Mi dice spesso questo tipo, ma io dico sempre partita su. Recanatese ha preso un allenatore, questa settimana si sono allenati benissimo. E noi lo sappiamo che sono allenati. Avete l'intelligenza che ha funzionato. E quindi non abbiamo visto niente diverso di quello che è capitato in campo. Abbiamo cercato sicuramente in qualche maniera di arginare anche noi. Evidentemente in questa partita si hanno segnato e hanno vinto, sono stati più bravi di noi. Però io faccio sempre un applauso ai ragazzi, perché comunque sono portati benissimo, hanno dimostrato, hanno lavorato tutta la settimana come hanno lavorato le scorse settimane. Questo è una domenica di stop, la prossima si riparte da casa. Anche perché tu sai, no, che c'è la legge dei grandi numeri, statistiche, dopo un certo numero di risultati spesso capita che si interrompa, no? Più i numeri sono alti e più c'è il rischio che vengano contraddetti dalla realtà. E oggi è venuta fuori dopo 9 giornate la legge. Volevo dirti un'ultima cosa, sempre da ex arbitro, tu sai che con gli arbitri è come... insomma non sono nella mia considerazione, nella mia stima generalmente, ma come si fa a non dare un rigore per quel fallo su Cavaliere? Tu hai visto che gli ha una spinta da dietro? C'è stata questa situazione dove naturalmente il rigore è stato evidente a tutti, però è inutile parlare degli arbitraggi, perché a volte ci vengono a favore, a volte no. Tu amico di ex arbitro, se vedi come gli arbitri a fiore. Purtroppo noi le partite le dobbiamo vincere. E l'ultima cosa, quando l'espulsione di Arcolai, raccontava che l'arbitro gli ha detto: io non ho visto nulla, e Segnalini mi ha detto che deve andare fuori. Tu sai che mi insegni che l'arbitro non è tenuto, che il parere del guardalinea è obbligatorio darlo, ma non è vincolante per l'arbitro. Allora, su questo ti correggo, perché nel momento in cui il guardalinea alza sulla bandierina e diciamo fa un... muove la bandierina, è un'indicazione che viene comunque espulso il giocatore, per cui l'arbitro viene richiamato l'attenzione dell'arbitro. Ma questo nel caso solo dell'espulsione? Solo nell'espulsione. Questo me l'ha sfuggito. Quindi, io faccio fino a me, scrivo lo infatti, stesso che ha fatto. Arcolai mi diceva: non ho capito, perché io ho detto ho fatto fallo, potrebbe, però da quello che ho capito è stato il guardalinea. Sì. E infatti il guardalinea è andato su e ha dato questo movimento, e quando ti fa quel richiamo lì il giocatore viene sempre... Ah, lì diventa obbligato, vincolante. Vincolante per l'altro. Vabbè, ci sentiamo. Grazie.